Siamo al giardino di Santa Maria in una di quelle settimane che vengono un po' cerchiate in rosso nel programma annuale, quella che porta a San Valentino, un momento sempre importante. Le chiedo come si avvicina la vostra attività a questa data. Allora, sicuramente sì, è importante, è un po' una luce nel buio, diciamo che gennaio e febbraio sono dei mesi più tranquilli a livello di lavoro. Arriviamo dal grande entusiasmo natalizio e passiamo invece a dei mesi in cui stiamo comunque più in casa, usciamo di meno, poi voglio dire, con tutte queste restrizioni che abbiamo avuto stiamo proprio più in casa, tante quarantene, non è un lockdown vero e proprio, però la gente si vede che si muove malvolentieri. Invece San Valentino è veramente una luce in questo panorama di letargo. Quindi noi come ci avviciniamo? Ci avviciniamo preparando, lavorando, comprando le cose, allestendo. Tenete conto che noi lavoriamo con un prodotto fresco, quindi non è che lo possiamo lavorare un mese prima, cioè lo lavoriamo all'ultimo momento per avere sia la qualità che la freschezza dei fiori e la maggior durabilità in casa, per cui noi ci fermeremo a lavorare tra sabato e domenica per avere il prodotto fresco il lunedì. Per questo 2022 diciamo che il classico sono sempre le rose, quindi l'originalità non c'è nel prodotto, perché le rose sono le signore di questo momento, e poi le rose rosse. Poi dopo è chiaro che si cerca sempre di andare a fare delle composizioni un pochino particolari, l'inserimento dei vasi di vetro, l'inserimento di altri materiali all'interno delle composizioni, colpire magari anche con delle altre tipologie di fiori, non solo rose. In questo periodo sono bellissimi i tulipani, gli amarillis, tutte le bulbose, quindi andare a creare dei mazzi misti un po' più, meno pomposi delle rose rosse, ecco. Ecco, lei ha nominato gennaio e febbraio come mesi calmi per quello che è la vostra attività, ma purtroppo quanto mai movimentati per quello che sono i rincari dell'energia, delle utenze. È una tematica che non vi vede immuni dalla situazione. Assolutamente no, purtroppo per far venire i fiori, per farli fiorire in questo periodo c'è bisogno del riscaldamento, e quindi anche noi siamo costretti ad adeguarci alle altre categorie, cioè non è che siamo fuori dal mondo perché vendiamo i fiori vanno contestualizzati come tutte le altre materie prime. Per cui c'è un riscaldamento, c'è l'aumento della luce, le serre vengono appunto alimentate, e quindi abbiamo bisogno anche noi di più energia per produrre quello che magari negli altri anni veniva prodotto con meno energia. Adesso c'è bisogno di più energia, quindi comunque noi abbiamo visto una variazione di prezzi all'acquisto delle cose, un po' già a San Valentino è sempre il periodo in cui i prezzi rincarano perché c'è una maggiore richiesta e quindi c'è un maggior innalzamento un po' dei prezzi, però abbiamo cercato di comprare da produttori che avessero mantenuto una certa costanza. Qualche rincaro c'è stato, è inevitabile, perché tanto lo vedete nelle bollette, no? Lo vedete dappertutto, quindi anche noi non siamo immuni.